Navigli a Milano hanno una doppia vita. Di notte sono il cuore pulsante della movida, di giorno luogo di ispirazione per artigiani, pittori e nostalgici. Ma le cose cambiano a seconda dei punti di vista. Caotici di notte per alcuni, troppo spenti di giorno per altri. Quasi 100.000 Montenegro e Vladimiri. Sono carini perché anche gli stranieri che lavorano a Milano frequentano molto questi spazi, i locali intorno ai Navigli. Quindi sembra di essere in una città un pochino più internazionale. Un luogo molto bello da vivere, soprattutto di giorno. Di notte è invivibile, troppa confusione, troppo rumore. Cosa ne pensi dei Navigli la sera? C'è parecchia gente, ci sono parecchi locali. Tranquillo. L'infrasettimanale è un po' morto, però il fine settimana. Il fine settimana spacca. La darsena, punto d'incontro del Naviglio Pavese e del Naviglio Grande, si trova in pessime condizioni. Bottiglie e rifiuti di ogni genere fanno compagnia ai topi d'inverno e alle zanzare d'estate. Sono passati oltre 4 anni da quando fu firmata la convenzione per costruire il parcheggio sotto le sue acque, ma tra ritardi e polemiche l'unico a crescere è il degrado. Residenti, commercianti, popolo della notte, tutti uniti nel denunciare l'abbandono della zona. Si dividono però nuovamente sulle soluzioni da adottare. Da una parte chi vorrebbe un'isola pedonale permanente e un parcheggio in darsena. È favorevole al parcheggio della darsena? Tassativamente sì, certo. Come tutti i commercianti e molte famiglie, c'è un'associazione che rappresenta più di 300 famiglie in zona che è assolutamente favorevole. Dall'altra i residenti che vorrebbero una zona più vivibile e pulita. Lei è d'accordo con il parcheggio della darsena? No. Perché ci sono delle mura spagnole, vanno mantenute, vanno tenute, bisogna farle vedere, però quello schifo che c'è adesso in darsena è assolutamente allucinante, anche perché sono anni e anni che è così ed è una discarica a cielo aperto. Terreno di sfida, di degrado e di complicazioni burocratiche. A descriverli così, i Navigli sembrano un luogo dal quale fuggire. Ma chi ci abita da 40 anni li guarda ancora con gli stessi occhi che ha per l'innamorato. A me piacciono. Io sì? Sono contenta. Il mio balcone guarda proprio sul Naviglio. Uh-huh. Io quando lo guardo sono felice di star qui, di casa. Mi amo tutti, è bello, è brutto, è solo questo.